lezione del video corso di psicologia pratica. Conosci te stesso? Emisfero destro, emisfero sinistro del cervello in base ai recenti studi e quello che invece diceva la psicanalisi circa l'inconscio, il subconscio, l'io, eccetera. Qual è la sintesi che si può fare tra la visione della psicanalisi e i più recenti studi per rispondere all'antica domanda che i filosofi hanno posto e alla richiesta di conoscere se stessi. Iniziamo. L'intento è quello di essere semplici, chiari e utili soprattutto, qualcosa che possiamo poi tenerne conto e applicarlo nella nostra vita quotidiana. Ognuno di noi crede di conoscere se stesso oppure crede di non riuscire a conoscere se stesso. Cosa ci può offrire la moderna psicologia, la scienza, per essere eh, utile a noi in questa ricerca di conoscere se stessi? Quando acquistiamo un elettrodomestico c'è il libretto delle istruzioni, quando nasce un bambino non ha il libretto delle istruzioni e pensiamo di poter vivere eh, facendone a meno. Ognuno di noi è unico e irripetibile perché è il risultato dell'unione dei geni del padre e della madre e di tutte le esperienze fatte durante la vita, ma anche addirittura nella vita prenatale. Per cui anche due gemelli alla fine possono essere diversi. Teniamo conto di questa unicità e studiamo noi stessi tenendo conto degli studi più recenti che hanno approfondito come ognuno di noi ha due emisferi nel cervello, il destro e il sinistro. Come mai e che cosa, qual è la diversità di questi due emisferi? L'emisfero sinistro è veloce, serve per difenderci da pericoli, ma può essere condizionabile, ad esempio con l'educazione o col condizionamento sociale. Voi sapete che un bambino gli vengono offerti dei premi se si comporta bene, o gli vengono fatte temere delle punizioni se si comporta male. Il bambino comincia ad associare a determinate cose il piacere e a determinate altre cose la sofferenza o la paura. Quindi seguendo il principio del piacere cercherà di evitare determinate cose e di ricercare più spesso ciò che gli crea piacere. E questo può essere usato dai genitori, dagli insegnanti, dalla società per influenzarlo. Ma questo sfrutta una parte del cervello molto limitata che è questo emisfero sinistro. L'emisfero destro invece è diverso. Non utilizzi il linguaggio verbale, ma il linguaggio cosiddetto non verbale che viene studiato in psicologia e che è, è dovuto diciamo, alle emozioni, alle sensazioni, che si veicolano attraverso il nostro modo di comunicare con il volto, con la mimica, con la gestualità, col tono della voce, con lo sguardo che veicola determinate cose, che sono molto importanti perché sono più reali, sono più sostanziali di quello che le parole vogliono mostrare, che a volte possono essere fuorvianti o diverse dalla realtà che la persona esprime. Quindi dobbiamo riuscire a distinguere questi due linguaggi e a comprendere che l'emisfero destro, anche se è più lento, perché deve ogni volta che incontra qualcuno, osservarlo di nuovo come se lo vedesse per la prima volta e quindi impiega più tempo però la sua immagine la sua ricostruzione è reale non aggiunge niente il sinistro invece confronta quello che vede con quello che ha in memoria e risponde rapidamente eh, secondo lo schema stimolo risposta ovviamente in questa velocità può perdere delle informazioni reali che gli mancano e in questa velocità le persone condizionate Fin da bambini, a essere più bravi, più veloci, più intelligenti, eccetera, possono correre il rischio di commettere errori anche gravi. Quelli più lenti possono essere penalizzati per la loro lentezza, per la loro difficoltà di esprimersi in maniera corretta in italiano, nella lingua madre, ma possono avere anche delle intuizioni geniali, possono avere anche delle capacità creative, possono avere una grande sensibilità, empatia valori che oggi vengono rivalutati, chiamati intelligenza emotiva, che potete approfondire leggendo libri o cercando su internet. Questi sono alcuni dei risultati dei recenti studi che si basano su mezzi come la TAC, la risonanza e altri strumenti tecnologici che Freud, creatore della psicoanalisi, pur essendo neurologo, non aveva a sua disposizione. Che cosa aveva invece scoperto Freud, per cui è stato considerato un genio e viene ricordato anche nei libri di filosofia e di storia, come creatore della psicoanalisi alla fine dell'Ottocento? Qual è stata la sua novità? Da neurologo si sarebbe dovuto basare solo sugli studi medici e neurologici. Ipotizzò invece la presenza di qualcosa che sfuggiva a questi studi, che chiamò inconscio e che cominciò a studiare attraverso l'ipnosi, i sogni, le associazioni libere, e riuscì a trovare una strada che gli facesse mettere in contatto con qualcosa che abbiamo dimenticato del nostro passato, ma che ci influenza, pur essendo stata rimossa, dimenticata, e che emerge attraverso i sintomi, attraverso i sogni, attraverso le reazioni emotive che abbiamo alle situazioni ci capitano. Ognuno di noi, voi sapete, reagisce in maniera diversa a quello che gli accade, ma questo non è casuale, dipende da quello che nella nostra memoria emotiva è presente. E anche se Freud non aveva questi strumenti che noi abbiamo oggi a disposizione, aveva intuito che questo inconscio, quello che noi non conosciamo, che viene chiamato l'iceberg, mentre il conscio, quello di cui siamo coscienti, viene chiamata la punta dell'iceberg è molto importante e ha cambiato diverse volte la sua visione perché non aveva i mezzi appunto scientifici, e tecnici e tecnologici per eh, studiare scientificamente e appurare quale delle sue versioni fosse quella più giusta, più scientifica, ma eh, in linea di massima possiamo dire che ha parlato di un io, di un superio, di un subconscio, di un inconscio. Anche se le ha chiamato in vario modo, in vari momenti della sua ricostruzione, della sua evoluzione, del suo pensiero, in linea di massima quello che ci può essere utile a noi è sapere che lui aveva ipotizzato un io che doveva mediare tra gli impulsi, le pulsioni biologiche, come la sessualità, l'aggressività, che dovrebbe difendere l'essere umano da pericoli e poi diventa a volte pericolosa, e poi naturalmente eh, il comportamento sociale, l'educazione che i genitori inculcavano a quell'epoca in maniera anche molto rigida ai bambini, eh, creando un cosiddetto superio, come se interiorizzassimo dentro di noi un genitore severo che ci potrebbe punire se noi eh, facciamo delle cose sbagliate. Quindi la lotta che si veniva a creare in questa ricostruzione di Freud è tra le pulsioni, Biologiche, genetiche, sessuali, aggressive eh, provenienti dalla nostra origine biologica o animale, e invece poi eh, questo diciamo, controllo mentale eh, dovuto a questo superio quindi a questi genitori, a questi influssi sociali che ci hanno condizionato, creavano a volte dei conflitti dentro di noi che generavano ansia. In, poi, quest'ansia veniva poi controllata attraverso delle difese, difese che ognuno di noi poi sviluppa in maniera differente. Ma non vengono scelte dall'individuo, ma si sviluppano in maniera inconscia, e queste difese le studieremo poi nei prossimi capitoli del video corso. Per il momento, vi invito ad approfondire questo tema e a vedere come e se può esservi utile. In quanto già è una chiave di lettura, comprendere l'origine delle nostre ansie come risultato del conflitto tra le nostre pulsioni biologiche, istintuali e l'influsso dell'educazione che lui chiamava SuperIo. Il subconscio sarebbe quella parte del nostro passato che noi abbiamo messo da parte, come in un magazzino e che possiamo poi eventualmente con uno sforzo ricostruire e tirare fuori. L'inconscio sarebbe quella parte del nostro passato che abbiamo sepolto così bene da non riuscire più a recuperarlo attraverso dei meccanismi che lui aveva ipotizzato chiamati rimozione, dove la persona dimentica completamente qualche trauma che l'ha fatto molto soffrire, ma che i cui effetti ancora permangono nel presente attraverso una particolare sensibilità, una particolare sofferenza che può generare anche angoscia e può sviluppare depressione, ansia e altri disturbi psicosomatici. Questo è molto importante per consentire al psicologo, allo psicanalista di eh, ricostruire eh, l'origine dei disturbi della persona. La differenza tra la psicanalisi e tutte le altre terapie più brevi e più moderne è che Freud aveva ipotizzato l'utilizzo del cosiddetto transfert, dove ipotizzava che la persona, in determinate condizioni durante il colloquio terapeutico, potesse regredire a uno stato infantile e eh, trasferire appunto sul psicanalista mh, quello che aveva vissuto con i genitori o con altre figure di attaccamento, di riferimento, e in un stato di frustrazione potrebbe eh, in, diciamo, inviare sul terapeuta eh, la tristezza, la rabbia, l'aggressività o qualsiasi altra cosa che ha vissuto con i genitori. Il terapeuta o psicanalista dovrebbe ricostruire di che cosa si tratta, le sue reazioni a quello che il paziente gli invia chiamato controtransfert e dall'analisi del transfert, del controtransfert, delle interpretazioni dei sogni e di quello che accade durante le sedute, verrebbe fuori appunto una crescita chiamata appunto, percorso psicanalitico. Successivamente altri autori come Jung, Adler, hanno aggiunto alla teoria freudiana, staccandosi da essa, altri aspetti che studieremo nelle eh, successive eh, lezioni del video corso. Per il momento vi invito ad approfondire questi argomenti sulla dispensa eh, manuale di psicologia pratica in 10 lezioni che troverete sul sito. Grazie.